scuso, oggi non ci sarà Maria Zucci perché purtroppo ha un altro impegno in Regione Lazio, non è potuto essere presente qui alla cosa sua, già compresa stampa, insomma. E penso che vi sia stata data già, insomma, la cartellina, se qualcuno ha avuto voglia e curiosità di sbirciare le prime pagine. Posso chiaramente iniziare dicendo che non c'è nulla di nuovo in termini di ripresa per quanto riguarda l'orizzonte delle piccole e medie imprese. Possiamo dire che un sacco di dati che adesso andremo un po' ad analizzare tendono, nell'ultimo semestre del 2013 appena passato, a una certa stabilità. Quindi l'andamento che del 2013, che era inizialmente migliorativo, è declinato nella seconda metà dell'anno, lasciando di fatto una situazione di stallo, come dicevo, quindi di stabilità, un'attesa ancora lontana dal traguardo del superamento della crisi. Ha rallentato l'export verso i mercati dell'Unione Europea, con inevitabili riflessi sui livelli di fatturato. Per contro emerge qualche timidissimo segnale di miglioramento sul versante del portafoglio ordine interno rispetto a quanto registrato nella prima metà dell'anno. Però si tratta di segnali molto flebili, sono incerti, sono contraddittori, che potrebbero benissimo essere capovolti o si potrebbero capovolgere nei prossimi mesi e quindi richiederebbero ancora di essere stabilizzati. L'occupazione sostanzialmente tiene, anche alla luce dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, è il motivo per cui Adducci non è qui presente oggi, ma le previsioni per l'inizio del 2014 prefigurano ancora uno scenario improntato di incertezza e scarsa fiducia da parte degli operatori circa una possibile inversione di tendenza. Questo, diciamo, in estrema sintesi quello che adesso andremo a vedere. La ricerca, come al solito, è stata realizzata su un campione di 350 piccole e medie imprese associate a Teleplast, chiaramente, delle quali 46 sono della Duscia. Per quanto riguarda alcuni dati fondamentali ormai che vi vado a presentare, la demografia delle imprese, l'analisi della connotazione demografica è sempre stata fatta dall'Ufficio Studi di Federlazio su base Move Impresa. Nella graduatoria regionale Viterbo è al solito quarto posto, seguita da Rieti, sopravanzate chiaramente da Frosinone, Latina e Roma per numero di imprese. Il divampare della crisi economica ha avuto nella Duscia pesanti riflessi però su questa demografia, era già successa la prima volta e si ripete anche nel secondo semestre. Viterbo presenta infatti un tasso di crescita delle imprese dello 0,15% ed è un tasso bassissimo, cioè inferiore sia a quello regionale 0,43% sia a quello nazionale che supera di poco lo 0,20%. È il secondo semestre consecutivo che si verifica questo dato. Per il secondo semestre consecutivo è ancora più profondo invece il divario sul versante delle imprese industriali, con un tasso di sviluppo che è più basso di tutti nella regione Lazio, è meno 1,1%. Questo ci dà un pochettino il termometro di quello che sta succedendo. Per quanto riguarda la produzione, come ho anticipato prima, ci sono dei segnali meno positivi rispetto alla prima metà, però sono tutti, come dire, improntati a una complessiva stabilità. I buoni risultati che sono registrati nei primi sei mesi dell'anno infatti non si sono però confermati nel periodo luglio-dicembre. È elevato comunque, abbiamo visto, il numero di intervistati, è passato addirittura dal 20% al 45,5%, che esprimono un giudizio di stabilità. Quindi, diciamo, questa tendenza della curva a ritornare verso l'alto ancora non c'è stata e non c'è. Per quanto riguarda anche le alternative dell'export, ripeto ancora una volta, è sostanzialmente stabile, circa il 60% ha risposto che si sono stabilizzati. E qui è quella nota che vi dicevo prima, ci sono finalmente dei segnali positivi sul fronte della domanda interna, ma sono talmente, voglio dire, bassi, che però, visto che negli ultimi sette anni la domanda interna è sempre stata calante, era in fase calante, scusate, è la prima volta che si nota invece una tendenza opposta. Un dato confortante, confermato anche dalla quota di aziende,
che hanno mantenuto stabile il volume di affari, praticamente sono salite al 60% rispetto al precedente 21%. Risultano invece le valutazioni assolutamente negative, meno positive, quando gli intervistati vengono chiamati a pronunciarsi sull'andamento delle esportazioni verso i mercati dell'Unione Europea. Quindi c'è stata un certo contrazione sui mercati UE. Fatturato. Il secondo semestre del 2013 ha evidenziato nelle imprese del campione una generale tenuta del fatturato, il risultato costante addirittura nel 62,5% degli interpellati, a conferma di una stabilizzazione della congiuntura nel periodo luglio-dicembre. Esaminando volendo nel dettaglio le diverse non univoche componenti del dato, osserviamo come i livelli di fatturato seguono una dinamica sostanzialmente sovrapponibile chiaramente a quella della domanda. Con la riduzione della spinta propulsiva dell'export verso i mercati dell'Unione Europea si dimezzano rispetto alla precedente rilevazione i giudizi positivi. In termini di aumento della fatturazione, infatti, tale contesto scende dal 33,3% al 16,7%. Si contrae inoltre anche dal 55,6% al 50% la quota di impresa con livelli stabili e triplica dall'11,1% al 33% la percentuale di giudizi sulla perdita di fatturati nell'Unione Europea. Occupazione, poi passo a darvi dei dati molto veloci sulla cassa integrazione, mi soffermo soltanto sull'analisi politica della cassa integrazione. Mario si è preoccupato, Tucci, mio collega, di darvi tutti i dati all'interno, perché oggi appunto non essendoci, però insomma ha fatto un quadro molto esaustivo qui dentro. Sul fronte occupazionale il quadro delineato dall'indagine congiunturale resta di assoluta stabilità. Per tipologia contrattuale le imprese che hanno assunto nella seconda metà dell'anno hanno preferito avvalersi del contratto a tempo determinato e la tenuta dell'occupazione chiaramente continua a essere garantita dal ricorso agli ammortizzatori sociali. Ho fatto inserire una frase che mi è piaciuta questa sull'indagine, la trovate, l'ha detta poco tempo fa il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, secondo me è quella che sintetizza meglio l'andamento di questa fase della congiuntura, cioè che fino a quando gli effetti sul lavoro non saranno invertiti non possiamo dire che la crisi è finita, cioè fino a quando non ricresceranno i livelli occupazionali non possiamo assolutamente affermare di essere usciti dal tunnel. Ora, cassa integrazione guadagni, se andiamo a vedere tutte, noterete che ci sono delle diminuzioni. Nella provincia di Viterbo le ore di CIG autorizzate sono scese del 31,5%, è una contrazione superiore a quella del Lazio e del sistema paese nel complesso. Nella rilevazione precedente il calo era stato soltanto del 22,6%. Anche la cassa integrazione guadagni ordinaria ha presentato un decremento importante, infatti le ore di cibo accordate all'industria di Viterbo hanno subito un calo del 51,2%, un dato molto rilevante se confrontato con quello regionale che ha avuto un calo del 13,4% e quello nazionale addirittura un 25,5%, quindi Viterbo è diminuito di oltre la metà di quella nazionale. La cassa integrazione straordinaria è scesa del 26% il ricorso, la cassa integrazione in deroga in provincia del Lazio si è registrato una consistente riduzione. Rieti penso che fa, eccolo qua, il 63,9%, Roma è calata del 51%, Frosinone del 50%, Latina del 20%. Il decremento nel territorio della Tuscia è stato più contenuto, meno 0,8 rispetto al calo del meno 69,8 che era stato registrato in questa provincia nel primo semestre dello scorso anno. Qual è la sintesi? Che cosa possiamo dire? Non è che è un dato in controtendenza rispetto alla crisi. Purtroppo è una amara verità. Ad una prima sommaria lettura questo andamento può sembrare migliore, ma vanno considerati alcuni parametri e vanno con tutte le cautele del caso. Le variabili sono che le aziende, pur di fronte a delle difficoltà evidenti, hanno progressivamente esaurita
la possibilità di utilizzare la cassa integrazione ordinaria. È straordinaria sia per limiti temporali e fissati e sia per limiti quelli fissati dalla normativa vigente, quindi diciamo l'hanno consumata, come si dice in gergo. Poi gravano anche i dati relativi alle aziende che, malgrado gli sforzi, hanno finito per arrendersi. Dobbiamo dire che sono pochissime, un dato veramente sicuro. Con procedure di fallimento, concordato preventivo e cessazione di attività, unitamente all'incremento delle domande di ASPI e di mobilità. Significativo in tal senso quanto illustrato in precedenza in ordine ai pesanti riflessi della crisi economica sulla demografia delle imprese, soprattutto di quelle industriali. Cioè, il dato che vi ho dato prima, del meno 1,1%, evidentemente ha delle ripercussioni su questa fase, su questo diciamo, parametro della cassa integrazione. Poi invece nella complessiva riduzione delle ore di CIG pesano inoltre perduranti problemi di copertura economica della cassa integrazione in deroga, un ammortizzatore sociale che è destinato a coprire le situazioni di impossibilità di ricorso, vi ricordo ogni volta, a strumenti ordinari per quell'universo di piccole e medie imprese che ne sono sprovviste. Quindi a differenza di CIG e CIGS che sono finanziate attraverso l'assicurazione obbligatoria presso l'INPS, la cassa integrazione in deroga è sostenuta da risorse che vanno ogni volta reperite, sono stanziate di anno in anno, sono nella legge di stabilità e quanto assegnato alle regioni nel corso del 2013, e il risultato è di gran lunga insufficiente, cioè le risorse non coprono le richieste. Basti pensare che le ore richieste dalle aziende per il bimestre novembre-dicembre risultano ancora addirittura in evase, cioè chi ha chiesto la cassa integrazione in deroga a novembre-dicembre, oggi che siamo al 6 di marzo, questa paginetta l'abbiamo completata io e Mario ieri pomeriggio con tutti i dati davanti, vi possiamo dire che non sono ancora in evase e addirittura non sappiamo neanche se c'è la copertura, sono incerto, quindi hanno richiesto ma non si sa se c'è la copertura e alcune addirittura non sono state lavorate. Quindi la riduzione delle ore di CIG in deroga può dirsi dunque, come dire, fittizia, in quanto tarda ad oggi l'autorizzazione di numerosissime istanze che ancora giacciono presso la regione Lazio. Due parole, poi mi fermo, passo la parola a Rino. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati, c'è anche qui una fase di rallentamento molto forte, di difficoltà quindi degli operatori, hanno ridotto l'impulso ai piani di spesa. Nel periodo luglio-dicembre lo scorso anno solo il 20% degli imprenditori intervistati ha dichiarato di aver effettuato investimenti, a fronte del 41% che era stato rilevato nel primo semestre. Poi due spunti interessanti che ho visto a voi piacciono tanto, eccolo qua. Allora, abbiamo chiesto all'azienda quali sono state le problematiche che hanno influito sull'andamento aziendale. La prima è stata che l'insufficienza della domanda è il problema principale. Il secondo è il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, ma eccolo qua. Abbiamo chiesto, rispetto a quelli che sono i vincoli sulla competitività, alle imprese che cosa renda la loro attività meno competitiva qui in Italia rispetto a quella dei propri concorrenti e comunque di grandi aziende simili alla propria, ma all'estero. Io mi ricordo il Presidente Rino più di una volta ha fatto un riferimento del genere quando hai parlato degli esempi dell'Austria, delle aziende che abbiamo fatto, ti ricordi? Del triennio dopo che andavano in Austria perché c'erano il 25% delle tasse. Allora ci siamo divertiti. 88. E ci siamo divertiti, abbiamo... Lo spunto era partito proprio da Rino. La pagina è una delle ultime, si chiama Vincoli della competitività, è la tavola 2.7. Secondo lei che cos'è che rende meno competitiva la sua azienda? Allora, nel primo semestre la pressione fiscale è del 33,4, anche nel secondo. Però, come vedete, cresce sempre, io adesso non ho davanti quella dei due semestri precedenti,
ma abbiamo notato con i colleghi che cresce sempre più l'insofferenza verso la burocrazia, cioè c'è combinati insieme la pressione fiscale e la complessità della normativa burocratica, da sole fanno 49%, fanno da sole il 49% delle risposte che le aziende ci hanno dato. Da sole, questi, diciamo, sono i vincoli che bloccano l'azienda rispetto a un competitor estero. A parità di lavorazione, di produzione, di costo dell'energia e via dicendo. Pressione fiscale e complessità della normativa burocratica. Ultima previsione, l'indagine della Federlazio ha rilevato anche le previsioni a breve termine in ordine alla spesa degli imprenditori per il semestre 2014, per il primo semestre 2014. E le opinioni che sono state espresse indicano un certo miglioramento rispetto al semestre scorso, però pur risultando improntate di solito a una sostanziale cautela. Anche questa volta la colonna della stabilità, se voi guardate un attimino la tabella della situazione attesa del business, la fa da padrone, quindi diciamo la cautela da parte degli imprenditori in questo caso è massima. E a seguire seguono anche chiaramente cautela sulla produzione, sui nuovi ordini e via discorrendo, anche sul fatturato attesso. Basta, io chiuso, poi magari mentre la leggete avete altre domande, insomma io sono qui a vostra disposizione e passo la parola al Presidente Ossolini.